Guattai a tutti ciurma e benvenuti Reggigrini in questa nuovissima serie su Resident Evil Village. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio, per questo primo episodio ragazzi, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 60 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre di cuore a tutti per il supporto. E quindi, perché questa serie ragazzi, perché mi sembrava ragazzi tipo d'obbligo far sì che questo gioco e questa serie fossero sul mio canale chiaramente. All'epoca giocai a Resident Evil 7 che mi piacque veramente tantissimo, è stata una serie molto apprezzata tra l'altro qui sul mio canale. Prima di prendere questa decisione ho chiesto chiaramente a voi se la cosa avrebbe potuto interessarvi, la maggior parte di voi mi ha risposto di sì, per cui chiaramente spero ragazzi che questi video possano farvi piacere e farvi passare un po' di tempo in spensieratezza. Si tratta sempre di Resident Evil. Sapete quanto mi è piaciuto Resident Evil 7, sapete quanto ho adorato Resident Evil 2 Remake, ho portato anche la serie su Resident Evil 3 Remake, insomma ragazzi, i Resident Evil qua sul canale non sono mancati. Sicuramente ci stanno i puristi che mi verrebbero a di giocherì, però te dovresti giocare i Resident Evil ma quelli originali, cioè quelli super pixellosi, cagosi che giocavamo noi su PS1, e ci avete pure ragione raga, però per quelli potrebbe essere un pochettino più complicato causa emulatori, e lo sapete. Per cui per adesso direi di non perdere l'occasione per vivere tutti quanti insieme questa meravigliosa serie su Village. Quindi io direi di andare a incominciare una nuova partita. La incomincerò ragazzi, direi, visto che ci vogliamo gode un pochettino magari di più la storia, non ci buttiamo sul facile ma rimaniamo sul normale, dai. E quindi eccoci qua. Ragazzi, a grande richiesta vostra, era una cosa che sentivo mancava veramente, ragazzi, su questo canale, quindi era obbligatorio. Tanto godiamoci questa intro. Una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparve allora il gran pipistro, la salutò con calore mordendosi un'ala. «Vieni, bambina, placa la tua sete», le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bell'abito fatto di nebbia. «Vieni, bambina, riscaldati», le disse. La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. «Vieni, bambina, riempiti lo stomaco!» Lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia. Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparve una strega, tenebrosa e regale. E questa era la magnifica intro, ragazzi. Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più, ringhiò. Di Village. Di più, ora ci è dovuto. In un lampo, venne imprigionata in uno specchio. Ecco. Ora dorme. Perché una storia così inquietante? Ha soltanto 6 mesi. Non capisce. Le librerie hanno detto che è tradizionale. Figata. Una favola del posto. Comunque,
Rosa non mi sembra turbata. Perché dorme. Non capisce ancora, grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Sei solo paranoico, Ethan. Non è... Lascia stare, scusami. Ma non sono paranoico, sono solo prudente. Allora, metti a letto tua figlia con prudenza. Bene ragazzi, qui ci ritroviamo con il caro Ethan Winters, la sua piccola figlioletta e la cara mogliettina. Tranquilla, che Rose. Vi ricorderete bene. Non vuole ricordare. E non la biasimo. Eravamo andati a cercare nel 7. Detto qualcosa? Niente, la metto a letto. Io non ho parlato, state tranquilla. Ok ragazzi, se doveste notare che la grafica non è proprio al top è perché sono stata costretta purtroppo ad abbassare un pochettino i valori grafici proprio per far sì che la registrazione avvenisse senza troppi problemi. Per cui penso che comunque non ci creeremo troppi problemi, appunto. Scusate la ripetizione per questa cosa qua. Comunque ecco la bimba della bubba, quante cipi, la bimba della bubba, la piccola Rose. La nostra cara mogliettina sembrerebbe essere un pochettino agitata. Non avvicinarti troppo mentre cucino. Che cosa vorresti dire? Non mi posso avvicinare da dietro e mi dissocio da quello che ho appena detto, ma va bene, va benissimo lo stesso. Quindi F per interagire, ragazzi. Io uso mouse e tastiera perché quando si tratta di giochi per PC, ragazzi, dovrebbe essere un pochettino più comodo, specialmente se si tratta di mirare, ok? Quindi cibo per Rose, cereali di riso, oppure di banane, molto buono, state febbraio, oppure di patate dolci, crema di spinaci bolliti, non darle zucchero miele, ricorda, no, ai funghi. Questa, ok, per ruotare. I primi 6 mesi di Rose, quindi è veramente molto piccola, ragazzi. Godiamocela il più possibile. Sì, infatti, cioè, come darti torto? Allora, qua dietro ci abbiamo tutte le pappette. Mia prepara tutto in casa e la roba si accumula. Si accumula, allora dovrebbe darsi un attimino una calmata, no? Non è che c'è un'industria omogenizzata, porca miseria. Comunque, a parte tutto, continuiamo a dare un'occhiatina qua intorno, ragazzi. I nostri gusti musicali sono migliorati negli anni. Vuoi dire i miei? Perché i miei farebbero schifo, scusa? Cioè, non lo so io, tutta questa cattiveria. Solo quando sarai grande e quando avrai compiuto più di 18 anni, questo è poco ma sicuro. Che carini i cartoni animati, direi di lasciare la TV accesa anche se sicuramente non la guarderà nessuno. Cioè per i prossimi, non so, 20 anni, forse no, vabbè 20 anni no però. Baby monitor, qua ci stanno i pannolini, presto saranno piccoli per lei, pensavo stesse dicendo presto saranno pieni di merda. Questa è la porta d'ingresso. Andremo a passeggio. E certo, il passeggino ci sta apposta. Si chiama passeggino apposta per portare i bimbi a passeggio. Passeggio. Qui andiamo adesso. Calma. La colichetta, devi scureggiare. Quella favola fa troppa paura. Certo, adesso il problema è la favola. Né la bambina che c'ha la colichetta, perché la mamma gli fa mangiare solo carciofi, spinaci e tutte le porcherie appresso. Allora, qua c'è sta il cesso. Mazza, è barbagno, anche se è un po' piccolino, però c'è sta tutto l'essenziale. Le medicine di Mia sotto stretto controllo, diceva, dei tempi dell'incidente. Veramente splendido. Comunque, raga, dopo tutto il macello che è successo, voglio dire. Io e la mamma adoriamo questa canzone. Oh, adesso sì che si addormenta, di sicuro. Com'è contenta la bimba della bubba? Contentissima, perfetta. Così la smette di piagnucolare. Questo sì, questo sì. Andiamo a spiare pure di qua. Diamo un'occhiatina pure di qua. Ok, questa è la camera matrimoniale. Ci sta il pallone, ci sta il lettino. Quindi la bamboccia andrà qui, chiaramente. Vestiti di rosso per domani. Ok, c'è altro da spulciare. Qua c'è la zona ufficio. Diciamo così, che bella. Una camera nella camera. Bambina, stai facendo veramente troppo casino, te dico, eh. Quindi te do la scimmia. Ti piace la scimmietta? Ciao piccola Rose. La bambina vi immaginate se fosse messa a piangere ancora più forte, avrebbe fatto ridere effettivamente. Comunque armi da fuoco, interessante. Dice stanno le foto. Il matrimonio, quando era incinta della bibba della bubba. La bibba della bubba, allattamento dalla tetta. La bibba in piscina. Vorrei che il tempo si fermasse. È impossibile, caro Ita. È impossibile, specialmente quando diventi genitore. I figli te crescono proprio in un battibaleno.
Quindi, cosa abbiamo qua? Esami effettuati, i risultati non mostrano alcun problema, la paziente è in buona salute. Quindi la BSA fornire risultati di esami aggiuntivi, ricordo la presenza di patogeni fungini. Quindi, a quanto pare, la piccola Rose, ragazzi, c'ha tipo i funghi o una roba del genere. Sembra bruttissimo a dirsi, però è così. Quindi, diario, io e mia abbiamo litigato di nuovo. Per caso ho fatto riferimento a quello che è successo 3 anni fa e lei mi ha urlato contro. Mia, ragazzi, c'è un pochettino i coglioni girati. Finalmente ci siamo stabiliti in Europa, quindi sono andati a vivere in tutt'altro paese. Possiamo iniziare una nuova vita e crescere Rose serenamente, ma c'è sempre un ma. Mi sento ancora come se una parte di me fosse intrappolata in quell'inferno in Louisiana. So che mi odia parlarne, ma come possiamo dimenticare tutto e far finta che non sia mai successo nulla? Non sarebbe giusto affrontare quello che è accaduto in modo da andare avanti con le nostre vite e con Rose senza i brutti ricordi che ci tormentano la mente? Si merita almeno quello. So che anche Mia ne è consapevole. Se davvero non gliene importasse nulla, non si sarebbe infuriato così in ospedale. Oh, Mia, c'è coglioni girati e questo abbiamo capito. Però manco tu, figlio mio. Ethan, puoi continuare a vivere nel passato. Io capisco il suo ragionamento, nel senso, bisogna parlare, affrontare certe cose per poter magari mettere una parola fine alla questione, però... Quando si arrabbia fa paura. Quando si arrabbia fa paura, vedete? Ho detto che c'hai i maronzi girati. Quindi bibba la bubba, te tocca. Ecco, tesoro mio. Ecco fatto, tac. Non preoccuparti, sarò al piano di sotto. Mm. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. Scendiamo il baby monitor, a bambinetta. Ma no, la copri, non sentirà freddino. Forse vabbè, quei vestiti di lana magari poi suda da fare schifo. Va bene, allora scendiamo, ritorniamo da Mia. La casa è bella comunque, bella, bella grande, mi piace. Forse sarebbe pure il caso di spegnere la TV, magari, perché tanto veramente sprecare elettricità per niente. Ci sono, la bibba la bubba è a letto. Che otorino. Tutto a posto? Sì. Sì, dorme come... come un bambino. Guarda un po'. Che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba de legume, una ricetta locale. Wow, ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Il termine ciorba. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non ispira poi tanto. Vabbè. Devi smetterla di preoccuparti. Che ritrovarti in Louisiana. La gravidanza, Chris che ci manda qui. Moglie girone. L'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto se tempo, sta a cercare. Non riesco a capire perché tu sia così... Mia! Sta giù! Troppo tardi, direi. Mia! Mia! Oddio! Porca di quella miseriaccia! Chris! Ma che cazzo? Mi spiace. Ciao bello di casa. No! Cosa? Perché? State buoni, raga. Non mi guarda così però, con lo sguardo così serio. Cioè arrivi, ma ammazzi la moglie e pretendi pure che io stia calmo. Cioè che te venga incontro. Forza, cammina! Su. Calmate pure te, oh. No, no, bambina no. E a bibba e a bubba? Dov'è la bibba e a bubba? Che cazzo vuoi fare con mia figlia? Oh, ma la bibba? Portatelo via. Ma... togliele le mani di dosso! Ethan, no. Sì, se magari mi spiegassi, forse... Calla. Se ti spiegassi, Chris, forse... sarei un pochettino più collaborativo, invece no. Ethan, no, mi sta ammazzata la moglie, mi ha rubata la figlia, no. Karma de non romper cazzo, fa finta di niente. I concetti proprio, quelli super logici. Grazie Chris, veramente... il poliziotto dell'anno. Dottoressa. Brondo? Signor Winters, i risultati di sua figlia sono pronti. Ok, un flashback. Con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo, ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta.
Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Nick. E ogni volta ci deve... Una volta non mi preoccupa Rose. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rose starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisci? Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Merda. Devo rispondere. Di lei c'era sempre questo, insomma, questa preoccupazione nei confronti di Ethan. È questo che sempre diceva: no, mi preoccupo per te, mi preoccupi te, cioè basta, smetti di pensarci. Però perché sta preoccupazione? Ne c'era un telefono che suonava e scassava la minchia. Solo che ci dobbiamo riprendere un attimo. Oh cazzo, c'è stato un bel macello, eh? Minchia, però Ethan, riprenditi, sta vista sfocata, mi sta a far sbarellà. Brondo? Era ora, cazzo. Qual è la situazione? La consegna è al sicuro? Di cosa stai parlando? Dov'è Chris Redfield? E Rose? Questo è un canale riservato. Non ho ancora capito. Ti ha zitto! Che ne sa lei chi sono io? Cazzo. Ok, raga, incidente, è successo un macello. Quindi consegna al sicuro, così avevano detto, consegna al sicuro, un par de palle. Successo un macello, è successo. C'è stato un incidente, il furgoncino ha sbandato, ha attraversato una papera e il conducente non ha potuto fare a meno. Ah, il cellulare non funziona più. Quindi, obiettivo della missione, scritto tanto grosso: eliminare il bersaglio, recuperare il corpo, portare via Rosemary e Ethan Winters, trasportare i due Winters al sito C per effettuare ulteriori indagini. Necessarie almeno due agenti di scorta, uno dei quali è morto e l'altro, boh, chissà che fine ha fatto. E quindi, raga, qui ci stanno impronte. Io direi di seguire le impronte, anche se effettivamente addentrarsi in un bosco innevato di notte, in piena notte, non è mai il top, no? Cioè non... no, non è che non è mai... Cioè non è proprio... In nessuna occasione potrebbe mai essere top. Quindi io direi di seguire le orme, impronte. E anche se ci stiamo addentrando nell'oscurità in mezzo ad alberi raccapriccianti che hanno rami che sembrano umani, ma pure quelli sono dettagli, come al solito, no? Questi sono dettagli irrilevanti. Chi se ne frega di tutto il resto. Noi andiamo avanti, sempre avanti tutta, no? Come... che cosa? Non entrare. Ovviamente noi entreremo, quindi ci per accovacciarci. Perfetto, attenta a fino spilato. È pure arrugginita, eccola. Tetano is coming. Quindi C per accovacciarsi. Perfetto, continuiamo. C'è manca che ci caschi un masso addosso. Ovviamente oltre al sangue qua con le varie penne. Che altro ci manca? Sangue... un uccello morto, anzi due uccelli morti, scusatemi, nel bel mezzo della notte. Anzi, tanti uccelli morti nel bel mezzo del bosco e della notte. Bello che sia appeso, veramente. No, quanti ce ne stanno appesi? Non potrebbe essere che un incubo. Chiaramente passare qua in mezzo, che gioia, come al solito. Tutto sempre spettacolare, porca. Ah, porca di quella... Smettila di menarti, tanto già sei morto. Anche se sei ancora vivo, te posso assicurare che già sei morto. Perché qualsiasi cosa ti abbia appeso lì ti verrà a mangiare nel giro di 2 secondi. Questo è poco ma sicuro, quindi... andiamo avanti, seguiamo il sangue. Non ci sono più orme da notare, tra l'altro. Quindi stiamo andando, non so manco io che cazzo! Non so manco io dove. Io vado avanti, c'è sempre avanti tutta, ragazzi. Mai farsi fermare, mai farsi spaventare, perché noi siamo impavidi, no? Brave heart, cuore impavido, tutta la vita. Assolutamente. Sempre. Oddio.
Ok. Solitamente si deve seguire la scia di sangue, dico solitamente, anche perché altre strade non ce ne stanno, quindi le cose toppe. Sempre le cose toppe, sempre avanti tutta, entra nei luoghi bui, schifosi e marci. Certo. La corda per impiccarci? Io il pensierino ce lo farei, perché sai com'è, mezza all'acqua rancida. E altro che tetano, salmonella e tutti i virus e batteri di sto mondo. Più quello che non si sa che sta lì, quindi... Quanto odio il buio, raga. Cioè, queste sono cose che odio. Lo sapete quanto so cose che odio, ragazzi. E non è una gran novità. Quindi sì, seguiamo la scia de... De Mestruo. La seguiamo? Temo proprio di sì. In cantina, tra l'altro. Ovviamente, certo. Scendiamo... Nel seminterrato. Tanto per cambiare, no? Che fa? Va bene così. È bellissimo così. Ogni volta, ragazzi, a giocare sti giochi è veramente come a prima, porca di quella miseria. Bella, va bene. È permesso, come al solito, c'è nessuno. Ecco, ovvio. E poi io odio questi momenti in cui bisogna girarsi e affrontare di nuovo l'oscurità. Una cosa che odio tanto, ma tanto, tanto, tanto. Sono sempre cose che odio, queste. Ma noi... Sempre avanti tutta, signori. Sempre. Passato un macello. Che è successo qua? Oh. Passato un uragano per caso. Bello strisciarsi nel sangue. Sangue, maestro, non si sa di che origine sia. Effettivamente. Specialmente mischiarlo nella ferita che ci siamo fatti pochi attimi fa. Sempre specialissima la cosa, eh. Sarà passato qualcuno coi coglioni girati, probabilmente, per cui direi di continuare a dare uno sguardo. Qua c'è sempre la corda per impiccarsi, io continuerei a tenerla come possibile opzione. Intanto si è fatto giorno, tra l'altro, meno male, almeno, non siamo nell'oscurità. Quindi semplicemente W, chiaramente, quindi andare avanti per scavalcare. Quindi spazio per, oddio, in questo caso per proteggersi, però poi... Diciamo che si arrampica per conto suo, insomma, per cavoli suoi. E adesso... Ma dove diavolo mi trovo? Ta-ta-ra-ta-ta-ta! Fate uno screen, ragazzi! Se volete farlo con questa visuale meravigliosa, perché è veramente meravigliosa, ragazzi, è mozzafiato. Là sotto c'è il villaggio e là sopra proprio c'è il castello. Il castello proprio regna sovrano, ragazzi, quindi scivoliamo... Mezzo agli arbusti, come sempre. Gli alberi, i rami. Tutto meraviglioso. Attenta ai chiappe, Idan. Attento! Che già ci siamo fatti abbastanza male, direi. È bello schifo, cazzus. Continuiamo a chiederci cosa è successo qui, ovvio. E perché siamo qui, tra l'altro. Continuiamo sempre a chiedercelo. Ovviamente. Allora, quindi qui se può entrare. E pure qui se può entrare. Sì, è aperta, quindi... Allora. No, non c'è nessuno. Quindi qua c'è una serratura facile da scassinare. Questo chiaramente ti indica che puoi usare, insomma, un grimaldello, comunque quello che è, per poterla forzare. Tra l'altro, come si apre la mappa? Scusate. Ah, ok, con M. Quindi vedete, la mappa, ragazzi, è molto intuitiva. Chiaramente l'hanno resa più semplice, quindi ti indica il posto dove puoi ancora fare cose e cosa puoi fare, tra l'altro, perché ci hanno dovuto semplificare... Tanto la vita, come sempre, per cui è chiaro come il sole che qua in giro c'è qualcosa, c'è roba che se ne va bellamente in giro a fare i fattacci suoi. Quindi possiamo... Ah,
Ok, esplorare queste stamberghe, queste robe. Qua ci servirà una manovella. Ok, il sangue è sempre indicativo, no? Chiaramente. Chiaramente sì, immagino di sì. Allora, continuiamo di qua. E i corvacci qua si sprecano. Abbiamo visto alla fine che fanno i corvacci. Quindi qua è chiuso, non si entra. Tra l'altro non entrare, cioè è stata la larga, la grandissima, perché non ve vogliamo vedere. Non accettiamo pubblicità e testimoni di Genova. E quindi niente, ci ritroviamo qua. Non sappiamo dove siamo, non sappiamo perché questo posto sia così un incubo. Perché già solo, minchia, pure questo è chiuso. Ia Christ, cioè un incubo, ragazzi. È tutto in malore, è tutto distrutto. È tutto, mio Dio, oh my God, what the fuck. Simboli strani, foto strane, quadri strani. Apriamo, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di recente. No. Poi continua. Oh shit. Questo, ragazzi, era il papozzetto della Bibbia, la buba, la scimmietta. Quindi la domanda sorge spontanea: perché cazzaro la scimmietta, la Bibbia, la buba è qui? Vabbè, hanno preso nostra figlia e se sono ricordati, prima di andarsene, di prendere pure il suo giocattolo preferito, ovviamente, no? Continuiamo di qua e godiamo di questa visione spettacolare, perché in questo villaggio non solo appendono i corvi, appendono anche le teste delle capre e dei caproni, ovviamente. Cimitero, officina, luogo della cerimonia. Bisognerebbe capire che cosa si intende per officina. Il cimitero, lo sappiamo. Cosa si intende per luogo della cerimonia? Questo cosa dice? Il proprietario è sparito, ma come penso chiunque un po' in questo posto, no? Questa è chiusa, ci serve una chiave. De qua, de qua, de qua. Una ceppa. Non ci resta che entra qua, no? Non si vede niente, cazzarola, tra l'altro. Allora, potrebbe rompersi con un po' di forza. Sì, ma io non c'ho un cavolo. Come faccio a... Non c'ho un modo per colpire, cioè, nel senso, senza... A mani nude. Ah, ecco, sì, mi bastava prendere questo. Giustamente, mi hanno risposto in 2 secondi. Quindi alcuni oggetti possono essere rotti, quindi per attaccare, chiaramente, tasto sinistro del mouse. Tab, si apre l'inventario, l'abbiamo appena visto. Quindi medicinale che guarisce ogni ferita, quindi shift per spostare e quindi spazio per ruotare. Direi lasciarlo così, ok. E quindi niente, abbiamo almeno trovato un'arma. Un coltello, mi sembra una cosa un po' misera, ma sono dettagli. Scappati via all'improvviso. Non lo so, sta roba mi sembra abbastanza marcia, Ethan. Quindi dirlo su una cosa marcia, se fosse fresca forse potrei pure capire. Ma visto che sta tipo emanando olezzi nucleari, forse direi che non so se possiamo tanto ipotizzare che se ne siano andate all'improvviso. Cioè perlomeno mi sembra marcia, questo sì. Ecco, questo sì. E quindi... Oh, porca di quella... Calmo. Ma che cazzo spari? Chi ti manda? Nessuno. C'è stato un incidente sulla strada e... Che succede? I versi direi che non sono amichevoli. Arrivano. Ma chi? Che ipotesi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma. No, no, perché ho trovato un... Appena trovato un coltello. Abbiamo fatto per caso troppo casino. Se tu non mi avessi sparato, vedi, non sarebbe andata a finire così. Esatto. Dimmi cosa c'è là fuori. Vuoi ascoltarmi? Ma non vedi che sta in panico? Ma cosa... Cazzo. Ah, che bella visione. Un cadavere. Solo uno? Ce ne... Guarda, sono sì. Sembrerebbe proprio di sì. Belle le texture, ragazzi, quando non puoi avere la grafica proprio al top della gamma. Sì. Cioè, nel senso, non sappiamo. Ma perché lo devi fare? Cioè, perché? Cioè, lascialo, lascia. Capito che vuoi passare, Ethan, però muovite, cioè no, non titubare troppo, per favore, perché la situazione
questa sera è abbastanza ansiogena, direi, quindi... Oddio. Mia sorella! Merda! Ma che cazzo è? È lui, è Gigetto, Gigetto. Starà sicuramente indietro perché gliel'hai chiesto, caro. Guarda, cerchiamo... Oddio, devo cercare... Oh, di riprenderci un attimo la mano perché... Oh, ecco qua. Quindi space guardia, ragazzi, c'è lo spazio per tipo proteggersi. Mo, dovete avere un attimo di pazienza, ragazzi, perché... Pratica Miracle Gormouse manco ce l'ho più, eh. Quindi... Chiaramente mirare la testa facilita... Oddio, la situazione, ma annormale, sono resistenti sti bastardi. Porca di quella pupazza. Ma che cazzo? Purtroppo. Tua hermana. Questi sono i primi meravigliosi nemici che si possono incontrare perlomeno in Resident Evil Village. Dopo che ci ha smangiucchiato parte della mano sinistra, direi che Ethan è quanto tranquillo, tra l'altro. Cioè non puoi morire di infezione o chissà che schifo. Cioè devi stare solo tranquillo. Quindi ha il fluido chimico. Aspetta, come? Ah, ok, ecco, sì, esatto. Allora, qua abbiamo, ragazzi, la possibilità anche di craftare i nostri oggetti, che siano munizioni o che siano... Esatto, sì, lo so, li ho visti i materiali con cui posso creare cose. Ah, lo devo creare per forza. E non c'ho la piantina, come lo creo? Con sta ceppa. Ok, allora, raccogliamo questa, così almeno adesso possiamo creare un fluido chimico e almeno ci lasciano in pace. Quindi crea soluzioni mediche, possiamo creare soluzioni mediche, colpi e tutto il resto appresso. Cioè, questa roba che comunque ci può essere utile. Quindi, dopo aver assistito con grande raccapriccio anche a questa scena, direi... Che ci servono le pinze o come cazzo si chiamano, mi dimentico sempre come si chiamano. Queste, esatte, i tronchesi, mannaggia, cincia allegra. Apriamo qua, situazione. In volta un trauma, porca miseria. Ok, e adesso... Ovviamente... Questo, ragazzi... È quello che ci aspetterà d'ora in avanti in questa serie. Le cose bellissime, i momenti, quelli che sono un incubo. Non mancherà niente di tutto ciò, ve lo posso assicurare. Non vedevo l'ora, insomma, raccogliamo. Oh! Come al solito. Sì, senti, fratello. Ecco qua, te pareva. Non guardare su. Perché no, non mi piacciono mai queste situazioni. No, le odio profondamente. Raccogliamo il fluido chimico. Tu sorella, porca di quella miseria. Oddio, aspettate. Allora, forse è il caso di fare così. Esatto, di tappare un attimo l'entrata e di fare questo. Fermate. Oddio, dov'è? Li sento dovunque. Oddio, che incubo. Allora, tu stai ancora lì, vero? Sì. Ok, fermo. Cheese per la telecamera. Sì, fai un sorriso. Te stiamo tutte a guardare. Oddio. Oh, raga, io ho il terrore che mi arrivino da dietro. E scusate, mi dissocio da quello che ho detto, ma la paura di lei direi che è più che lecita, no? Mi date la conferma che è lecita? Senti, ti ho sparato in testa 10 volte, tesoro. Cioè, vedi di crepare, Dio santo. Ma raga... Come fare a essere così resistente? Oddio, calma. Che devo fare? Ecco qua, oddio. Questo è un po' pelato, ha perso un po' i capelli. Sì, però pure te, sta è buono. È morto? No, non è morto. Tutte le volte, raga, ma perché? Me lo sempre fa smangiulare, viva. Perché? State buono. Cioè, possiamo parlarne tranquillamente, no? Porca miseria. Che cosa ho raccolto? Ah, ok. Posso di regola fabbricarmi dei colpi? No, col cazzo proprio. Attaccate. Giocheria, attaccate a sta gran ceppa. Va bene. Usciamo. Direi che è il caso di uscire. Finiti? Spero di sì, Ethan. Che vuoi che ti dica? Dobbiamo solo sperare di sì.
Anche se la radio continua a fare fattacci suoi qua dentro. Salve. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, okay, vicino ai campi. Sopravvissuti? E questa è chiaramente un'indicazione. Cioè, ci hanno detto di andare verso i campi o una roba del genere. Così ha detto. Ma dove sono? Oh, che li sento ruggire dappertutto. Accidentaccio a loro. Qua posso aprire. Ho sbloccato. Quindi ho sbloccato una scorciatroia. Sarà stata una scorciatroia. Ok, allora. Intanto che voi... Ho raccolto un po' di munizioni. Almeno, cioè, solo 6 colpi non sono molto utili. Cioè, 6 colpi, a quanto pare li posso usare solo su uno di questi bastardi schifosi. Il fucile. Oh. Oddio, Bonnie. Insomma, no, raga. Allora, ne dobbiamo parlare, eh. Ne dobbiamo parlare, raga. Cioè, dobbiamo stare calmi in questa situazione di merda, va bene? Forse è il caso di andare. Forse, perché... Ethan, ho detto il caso di andare. Che cazzo fai che sali la scala? Scarti arrugginiti. Oddio. Corriamo. Mi sa che... Perché Ethan è rimbambito oggi? Non capisco. Per quale motivo è rimbambito? Oddio. Raga, è un guaio. Raga, è un guaio grossissimo, va bene? Ma grossissimo. C'è tipo quanto una casa. Ok, munizioni, fucile. Ok. Sono armata, ragazzi. E non ho paura di usarlo. Munizioni, pistola. Oddio. Aiuto. Ok. Possiamo cercare di parlarne. Questo dicevo prima. Possiamo discuterne civilmente. Suppongo di no, però. Cioè, io chiedo. Non si può mai sapere. Ok. Proviamo ad andare sopra. Ok, fuori. Ottimo. Oddio. C'hanno pure gli archi qua, e frecce. Oh, raga. No, vabbè. Ma è un guaio. È un grossissimo guaio, direi. Ok, pure te. Porca di... No, ragazza, ma dai. Ma la mira di merda, pure col mouse. Ma questa è gravissima. Ok, se magari le raccogli. Ok, che comunque, raga, si muovono veloci questi bastardi. Aia, tua sorella. Oh, stammi lontano. Il distanziamento sociale, non ve ne hanno parlato? Il distanziamento sociale in questo villaggio di merda. Ok, allora, CTRL per curarsi. Niente, raga, mi sa che mi conviene scappare. Ok. Purtroppo, sì, raga, è quello che abbiamo appena visto. Sì, è un coso di questi, alto tipo 3 metri. Una cosa indecente, va bene? Permettetemi di usare il termine indecente. No, vabbè, raga, no, però c'è. Raga, oh. Oddio. Via dal cazzo, spostatevi. Oddio, raga. Oddio, sto per morire. Madonna, vabbè, raga, cioè, ciaone. Che volete che vi dica? Che scappo via. Chiaramente, se si mira la testa in maniera decente, si può anche fare il colpo perfetto. Aia. Oh, cranio, ok. No, vabbè, ragazzo. No, ma dai, di che stiamo a parlare? Aia. Minchia. Mi mangerete vivo e farete spettacolo tipo... Non lo so, in un'arena o roba del genere. Ah, vanno anche a cavallo. Ah, bello. Sì, ok. Quindi l'intenzione era quella. Mamma mia, mio. Una lavata di denti ogni tanto. Eccola. Se potrebbe optare, Non malità in faccia pure te. Oddio. Bello di casa. Sembra Babbo Natale imbruttito.
Ecco, ci manca niente. Perso due dita. La coscia è andata. M'hanno quasi mandato in prognosi riservata con l'alito. Salve signora. Aspetta, aspetta. Questa è la normalità qui, no? Cioè, basta dirmelo, così almeno mi faccio un'idea, capisce? Cioè, così è. Comunque, Ethan, t'ha salvato la campanella! T'ha salvato la campanella! Ti hanno suonato le campane e se ne sono andati tutti prima che lo dilaniassero. Con nonchalance, chiaramente. Comunque, ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita. Per cui io direi di finire qui questo primo episodio. Spero davvero che questa serie possa piacervi e possa intrattenervi. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!